Italia. Oggi sono tornato in Sicilia e mi trovo in un borgo medievale fantastico, Santa Maria di Licodia. Abbiamo qui Don Santino che mi sta aspettando vicino a una beve raccoglio. 1657, giusto? Questa è la fontana dei Cherubini, detta volgarmente a beve raccoglio, ma è la fontana del Cherubino. Questa è una zona molto ventilata e quindi c'era la frescura del pomeriggio soprattutto. E molte persone venivano qui apposta per rinfrescarsi. Don Santino, questo è il lavatoio dove le donne vengono a fare i bagni. Dici benissimo, è il lavatoio dove tantissime donne, compresa mia nonna e mia madre, sono venute qui a lavare i propri panni. Non solo, ma quest'acqua veniva utilizzata per fare i bagni. Qui non c'è il mare, non abbiamo, diciamo, la possibilità della spiaggia, allora qui venivano le persone a farsi anche il bagnetto. Caro Luigi, mi avete avuto il tutto di Santa Maria di Licodia, questo luogo, terra dei ciclopi, un panorama straordinario e soprattutto questa roccia bucata. Questo è un punto di riferimento importante per un'area magica che è quella Semettino e Ternea. E proprio qui, cioè, rappresenta un luogo doppiamente magico, ma anche storicamente significativo, perché qui i greci, l'ellenismo e la romanità si sono scritte. Si incontra Roma, ma ci riporta per la torre, vero? Assolutamente sì, perché è il simbolo giurisdizionale del borgo medievale di Santa Maria di Rio. C'era l'abate di Santa Maria di Licodia con il titolo anche di San Nicolò da Re, che era un signore ecclesiastico che aveva una piena giurisdizione come i signori baroni del tempo. Ah, e come serviva questo? Questo è un classico esempio di chiesa turrita o fortificata. In sintesi, insieme ai castelli dell'area Semettina e Ternea, servivano alla difesa, al controllo e allo sviluppo del territorio. Si difendevano, ma anche si sviluppavano quelle economie come l'acqua, che è quello che poi fa sì che questo territorio sia stato importante in relazione alla città. Luigi, io ti ringrazio tantissimo, vi tutti amici di Mattina Estate a venire in Sicilia, a Santa Maria di Licodia. Ci vediamo presto, arrivederci a tutti.